Quando parliamo di calcio ci vengono subito in mente lo stadio, i gol, la gioia dei tifosi di fronte alle prodezze del loro beniamino. Il calcio però purtroppo è anche ben altro. Ricorderemo ad esempio le inchieste giudiziarie che vanno sotto il nome di Calciopoli nel 2006, fino alle indagini più recenti che hanno visto implicati numerosi giocatori e allenatori di Serie A. Questo, ciò che rende brutto il calcio, è l'oggetto del nuovo libro del giornalista Pierpaolo Romani, dal titolo Calcio Criminale, la cui presentazione si è tenuta ieri 8 novembre nell'aula consiliare di Quarto. Il testo di Romani, coordinatore nazionale dell'associazione Avviso Pubblico, nasce proprio dal suo amore per questo sport. Beh, il libro io l'ho fatto innanzitutto perché amo il calcio e volevo raccontare un aspetto che rende brutto il calcio ed è quello, ciò che rende brutto il calcio è un insieme di situazioni. Nel libro In calcio criminale racconto come le mafie, dalla Camorra all'Ndrangheta, alla Sacra Coronita, Cosa Nostra, sono entrate nel mondo del calcio e dimostro che lo hanno fatto per riciclare denaro sporco e per acquisire tanto consenso sociale. Io credo che a fronte di un calcio criminale esiste anche un calcio pulito, un calcio onesto che parte magari dalle parrocchie, dalle piccole squadre, ma è da quel calcio lì che noi dobbiamo ripartire, quindi dobbiamo difenderlo e diffonderlo. Tra le pagine del libro, dunque, possiamo scorgere tutto ciò che rende il calcio malato, criminale appunto, dalle partite truccate alle infiltrazioni camorristiche e della Sacra Corona Unita. Alla presentazione erano presenti, tra gli altri, il commissario prefettizio Vincenzo Greco, il parroco Don Vittorio Zeccone e Luigi Cuomo, presidente della Nuova Quarto Calcio per la Legalità, una squadra che, come ben sappiamo, nasce dalle ceneri dell'ex quarto sottratta alla Camorra e che per Pierpaolo Romani rappresenta oggi un punto di riferimento nazionale per un calcio pulito. Oggi io sono un piccolo ma buon testimone, viaggiando ogni giorno in giro per l'Italia, che la nuova Quarto Calcio per la Legalità è diventata un punto di riferimento nazionale e per il mondo del calcio e per il resto della società. Oggi, quando io in Italia pronuncio la parola quarto, subito viene alla mente la squadra di calcio, non la camorra. E questo mi sembra la dimostrazione concreta e reale di come il pallone, se usato con intelligenza, contribuisce a costruire legalità, a dare un'immagine positiva e quindi a guardare con attenzione a chi si spende sui territori da questo punto di vista. Il libro, uscito lo scorso 28 giugno, sta già riscontrando un notevole successo ed è acquistabile nelle librerie al costo di 12 euro.